vicino, che grande sguardo sei, se il cielo è grigio poi, fai belle le domeniche. Cassino, noi tutti siamo qui, ad aspettare l'ora che verrà. Uno spettacolo veramente unico. Marchegiani, poi c'è un tiro di Camato, Vincenzo Ricamato, in area del Cassino, stop di Petto, poi tiro a volo di Tirelli, palla che va abbondantemente alla sinistra, fuori alla sinistra del palo della porta, difesa da Viscovo, calciato di testa per poco il numero 10 De Vena, gira di testa, la palla va oltre la traversa della porta, difesa da Palumbo, Tomassi, poi tentativo di conclusione da parte di Mattera, Marchegiani, Tirelli, invito l'azione, il ancora cesta, tentativo di tiro in porta e c'è la possibilità, il Cassino va in vantaggio, Cassino in vantaggio, Prisco, Cassino che si porta in vantaggio al 24esimo. Ancora il Cassino con Marchegiani. Entusiasmo. Limite dell'aria, conclusione, nessuna difficoltà per Palumbo che blocca a terra Zucchetti. Adesso possibilità del raddoppio del Cassino, esce a valanga il portiere Viscovo e in questo istante in sintonia con il nostro cronometro ferma il gioco, il signor Zucchetti manda i 22 negli spogliatoi per un salutare tè caldo. Tutto è pronto per la ripresa del gioco. È chiaro che l'allenatore Bucaro tenterà di apportare modifiche, vince un rimbalzo e rigore, ingenuità di Nocerino, calcio di rigore ed è gol, pareggia 1-1 per l'Avellino, ha pareggiato per l'Avellino il numero 10 De Vena. Barriera 2 per il Cassino, chiama lo schema, il giocatore dell'Avellino batte in questo istante il numero 5, si tratta di Capitan Morrero. Il ritmo adesso si è alzato da parte dell'Avellino che vede la possibilità di aggiudicarsi l'intera posta in palio, mentre il Cassino dovrà riprendersi, colpo di testa di Sforzini, numero 30, colpo di testa di un centrocampista dell'Avellino, si tratta del difensore Morrero, capitano della squadra, palla che va a lambire la traversa della porta difesa da Palumbo, momento di
un po' di confusione nella fila del Cassino, ma ripeto, forse frutto calciato in questo istante, e palla che va, sfiora la traversa, prende la traversa e va fuori, pericolo ancora per il Cassino. Buono l'intervento di Carcione, non segnato un fuorigioco, pericolo per il Cassino, tiro in porta, tiro in porta, ma la palla lambisce il palo alla sinistra del portiere Palombo. Possibilità di Ricamato porta in vantaggio il Cassino. Cassino in vantaggio, porta a due le reti per il Cassino. Vincenzo Ricamato. Cassino che va in vantaggio e riprenderà la partita. Gol veramente esemplare per coordinazione, per esecuzione da parte di Vincenzo Ricamato, che va a segno per la seconda volta in questa gara. Tirelli da lontano per Carcione, applausi a scena aperta per il capitano del Cassino. Carcione direttamente in porta, conclusione abbondantemente al di là dello specchio della porta. Risco di testa, Ricamato, pesca bene Francesco Marcheggiani, un diagonale che per poco non porta a tre le reti del Cassino. Un Cassino veramente splendido oggi. Tribuzzi di testa, palla che va oltre la traversa della porta difesa da Palombo. Chiaramente la gara è terminata, vediamo il buon Benito Coppola, che adesso segretario della società del Cassino, segnalerà i minuti di recupero che il signor Zucchetti ha stabilito. 3 minuti di recupero. 3 minuti di recupero al termine della gara. Fallo laterale battuto in questo istante, cross al centro e poi blocca in presa aerea Palombo per il Cassino. Ultimissima azione, anche il portiere Visco va in porta, cross al centro, libera e finisce in questo istante. Il Cassino vince per 2-1 sull'Avellino. Ricordiamo che le reti sono state messe a segno dal 25esimo del primo tempo da Ricamato, poi raddoppia, poi perviene al pareggio De Vena sul calcio di rigore per l'Avellino, e poi Ricamato porta a 2 le reti della vittoria del Cassino. Noi siamo scaramantici, ma secondo me adesso avremo la possibilità veramente di toglierci tante soddisfazioni. Io pensavo che l'Avellino vincesse questo campionato a mani basse, insomma. Invece non riesce a decollare. Questo mi dispiace, soprattutto perché io sono un appassionato di calcio e mi piace tantissimo la tifoseria dell'Avellino, che è una tifoseria molto
molto matura, è una tifoseria che non merita questo campionato, merita ben altro, e mi dispiace questa sconfitta. Sono contento per la mia squadra, ma sono amareggiato per la tifoseria di Avellino. Vi giuro che è così, non sono cose che uno lo dice per chi ha vinto, mi dispiace veramente per la tifoseria dell'Avellino. Intanto abbiamo visto una, ripeto, non la domanda, una mia condizione, avete una tifoseria veramente encomiabile, brava su tutti i punti di vista. No, no, sicuramente sul fatto della tifoseria, diciamo Avellino è una tifoseria diversa, facciamo la D, però la tifoseria è di altre categorie, questo, noi in questo momento siamo da D, noi personalmente. Dovevamo fare di più, è normale che le partite poi vanno anche episodi, noi abbiamo fatto un primo tempo maluccio, soprattutto sotto il piano dell'atteggiamento, non eravamo noi, anche se poi alla fine diciamo abbiamo fatto poco sia noi che il Cassino. Abbiamo avuto una buona reazione inizio secondo tempo, dove sembrava che potessimo ribaltarla da un momento all'altro, abbiamo avuto tante occasioni, poi abbiamo preso un gol un po' da Polli. La cosa diciamo che mi rammarica è che c'era ancora tempo per poterlo recuperare e abbiamo fatto pochino dopo. Questo mi dispiace perché comunque la reazione del secondo tempo era una reazione, ci è mancato solamente il gol del 2-1. Un Cassino che ha schierato gli stessi uomini che domenica ha perso praticamente Ostia Mare, abbiamo avuto due giornate opache, diciamo così, spente. Oggi ha trovato le motivazioni giuste, una settimana dove tu hai lavorato in maniera esemplare, hai preparato la squadra come sei solito fare, e una vittoria che giustamente premia l'impegno di questo Cassino. Siamo ancora nella possibilità di andare nei playoff. Ma io devo dire, non so neanche l'obiettivo. Sì, non so neanche i risultati quali sono. Noi la Nusea ha vinto 5-0. La Nusea pensa che sia più proiettato sulla vittoria del campionato piuttosto che 4 punti di vista. Ma di là di questo, noi abbiamo fatto la partita che abbiamo preparato. Sapevamo che loro erano molto forti, soprattutto sugli esterni, con Tribuzzi e Dadalt molto bravi nell'uno contro uno. E abbiamo fatto una partita di sacrificio, cercando sempre di raddoppiarli sugli esterni. E credo che l'abbiamo fatto molto bene. Il primo tempo non abbiamo quasi mai rischiato nulla di importante. Siamo stati molto determinati, abbiamo lavorato molto bene sulle seconde palle, lasciando pochissime possibilità a loro per farci male. All'inizio del secondo tempo loro si sono disposti in maniera diversa, hanno messo centimetri, hanno messo sforzini, si sono messi un 4-2-4 e sempre con questi cross esterni abbiamo lavorato, secondo me, bene, più alla copertura della porta che ai raddoppi esterni. Diciamo che poi l'Avellino ha raggiunto il pareggio sul calcio di rigore, dove noi non siamo stati bravissimi. Io non voglio stare a giudicare se c'era o meno, perché l'arbitro l'ha dato, però siamo stati ingenui noi a sbagliare una palla in uscita e regalare un'opportunità a loro. Diciamo che poi sotto l'aspetto psicologico loro hanno accelerato, hanno guadagnato campo, hanno guadagnato campo, e noi siamo stati bravi in quel momento lì a saper soffrire. A saper soffrire, a rimanere dentro la partita con la testa soprattutto, con le gambe e con il cuore. E poi abbiamo avuto l'opportunità di, forse diciamo anche onestamente, nel momento migliore dell'Avellino, di fare il 2-1, e poi l'abbiamo portato a casa con grande sofferenza, con grande determinazione, e questo è sicuramente l'analisi che della partita dal mio punto di vista. E del nuovo acquisto del Cassino, Vincenzo Ricamato, che pensi? Sono molto contento, perché questo è un ragazzo che io, con me, io lo alleno da 6-7 anni, e quest'anno ancora non era entrato proprio a livello fisico, secondo me non stava bene, ha avuto il problema quest'anno del ginocchio, adesso sta macinando. È un giocatore che noi l'abbiamo ritrovato oggi, ma non soltanto per i gol che ha fatto, ma per il grande lavoro e per la qualità che mette in campo. Però devo fare un complimento a tutta la squadra, a prescindere da Ricamato, che è stato bravissimo. Oggi la squadra ha giocato da squadra, e la cosa che a me è piaciuta tantissimo è che ha saputo soffrire. Prescindo dalla prestazione del Cassino, che alterna le prestazioni, venivamo fuori da 7 giornate positive, poi 6 giornate positive, 6 vittorie, e poi abbiamo perso in casa con la Nagni, insomma, e a Ostia Mare. Con la Nagni meritatamente abbiamo perso,
e mentre con l'Ostia Mare è una partita che insomma secondo me un pareggio era la cosa più giusta. Oggi l'Avellino chiaramente sapeva di incontrare un Cassino molto concentrato, insomma, che non avrebbe voluto, mal avrebbe sopportato una terza sconfitta. Ma secondo me, secondo lei anche, l'Avellino doveva fare qualcosa di più per aggiudicarsi l'intera posta in Paria? Sicuramente, perché comunque dall'Avellino si aspetta sempre di più. Però comunque ci sono gli avversari, il Cassino, come ho detto prima, non è una squadra da buttare, anzi, avete dei buoni giocatori. Era, secondo me il risultato più giusto era il pari, perché il primo tempo c'è stato questo gol rocambolesco, il secondo tempo abbiamo avuto una buona reazione, il rigore che abbiamo fatto gol, il secondo, il 2-1, non ce l'aspettavamo, secondo me non ce l'aspettavano neanche loro di segnare. Però alla fine... Le ripartenze di Cassino è una cosa, diciamo, che si ripetono spesso, insomma, cioè quei due uomini davanti, a prescindere che oggi non sono andati in rete, però insomma sia Marcheggiano che Prisco, insomma, non a caso uno è capo calmiere e l'altro stanno nelle prime posizioni. No, dicevo l'Avellino, che dando complimenti, perché insomma avete una difusione veramente incomiabile, per sportività, per tutto. Però insomma questa avrebbe dovuto fare un qualcosina in più, più determinata, più cattiva agonisticamente per aggiudicarsi la gara, contro questo Cassino concentratissimo. Sì, è vero, l'ha fatta lei l'analisi e quindi sono d'accordo con lei. Andrea Balsamo, abbiamo ascoltato poco fa il Presidente, giustamente ha dato onore all'Avellino perché sta di Roseria, portato appresso circa 600 persone, non è assolutamente da poco, insomma, uno spettacolo, una sceneggiatura veramente che non si ricorda dai tempi del Mazzara qualche anno fa, certo. Stato una partita, un episodio. Andrea, come l'hai visto oggi il Cassino e che ti senti di dire? Stiamo ancora nella possibilità di andare dentro i off? Ma l'obiettivo dichiarato quest'estate era fare meglio dell'anno scorso. Logicamente prima di noi ci sono molte squadre che attrezzate quanto noi e forse anche più di noi, partite per vincere il campionato e si ritrovano ad accontentarsi dei playoff. L'Avellino con questa categoria non c'entra niente, lo abbiamo visto per la lista che hanno presentato all'arbitro con la tifoseria al seguito. Il Cassino deve continuare su questa linea e fare bene, programmare per l'anno prossimo, dare spazio ai giovani come vuole il progetto della società e poi a fine anno tireremo le somme. Cassino, che grande squadra sei, se cielo è grigio poi fai belle le domeniche. Cassino, noi tutti siamo con te.